Ciao a tutti, questi sono gli esercizi di meraviglia di Burabacio commestibili. Commestibili perché li realizzeremo con un mandarino e con un po' di pasta. La pasta è più decorativa. Il mandarino abbiamo i nostri spicchietti, eccoli qua, con cui faremo una ruota di un mulino. Avete presente il mulino bianco, quello dei biscotti, tutte le immagini con la famigliuola felice. Beh, una cosa simile, diciamo. Qui adesso iniziamo facendo il tetto del mulino. Molte tegole, perché un mulino felice che rispetti tutte le regole ha moltissime tegole. Tegole, 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 tegole. I muri. La nostra bella ruota già ce l'abbiamo. Qua facciamo una finestra, perché senza finestre che vita è? Qua una bella porta, un'altra finestrucola e un camino, come tutti i mulini si rispettano. Mettiamo anche qualcuno alla finestra che osserva, di solito in piccione. E per essere un mulino ci serve l'acqua, altrimenti, quindi qua l'acqua, acqua, acqua. Ed ecco il nostro mulino. Ma avevo detto che avremmo usato anche la pasta. La pasta ci serve per una rifinitura. Con questa pasta faremo il fumo che sale dal camino del mulino, perché anche i dettagli sono importanti. E poi, per proprio arrivare alla massima rifinitura al nostro lavoro, delle stelline, che è la pastina della minestrina, forse anche abbastanza odiata, qua e là, per fare un po' d'atmosfera, quindi una scena notturna. Immaginatevela come una scena di un mulino di notte, con uno che non dorme, quindi sta alla finestra. Bene, vi invito a venire alla mia pagina e sul mio blog, burabacio.wordpress.com. Ciao!